Ma chi è Arcangelo Tadini? È un santo. Questo lo so, c'è scritto, ma perché è un santo? Non lo so, chiediamolo al Don, lui lo saprà. Don, ma chi è Sant'Arcangelo Tadini? Sant'Arcangelo Tadini è stato un grande parroco che è vissuto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, proprio qui, a Botticino Sera. Tadini entrò in seminario nel 1864. Purtroppo sappiamo pochissimo di quella sua parte di vita. Compì i suoi studi ottimamente ed era un esempio vivente di pietà e obbedienza. In quel periodo, per una caduta, si procurò una forte lesione al ginocchio destro. La ferita lo costringerà ad avere rigida la gamba. Cari ragazzi, pensate, sarà costretto a zoppicare per tutta la vita e ad aiutarsi con un bastone che negli ultimi tempi non potrà più abbandonare. Pochi anni dopo, nel 1871, fu destinato a Lodrino, in Valtrompia, dove insegnò. Pensate, un prete come maestro. Una volta poter andare a scuola era un lusso che pochi si potevano permettere. La scuola è importantissima e oggi tanti ragazzi non la sanno apprezzare. Ma sto divagando. Torniamo al santo. Rimase a Lodrino per qualche anno e successivamente fu mandato alla Noce, a sud della città. Lì mostrò una bravura senza precedenti. Ingrandì due volte la chiesa, attirò la folla con la nutrita predicazione ed eresse il fonte battesimale. Qui però vi devo raccontare di un triste episodio. Gli abitanti di Chiesa Nuova, un paese vicino alla Noce, gelosi del battistero appena costruito, lo distrussero. Sant'Arcangelo non si diede per vinto e riuscì a riappacificare la situazione. Il vescovo, ormai certo delle sue capacità, gli affidò quindi la comunità di Botticino Sera. Botticino, paese di piccoli coltivatori, non era una comunità facile. La chiesa, all'arrivo del Tadini, era praticamente vuota. Tuttavia, egli accettò la scommessa e chiese a gran voce ai fedeli presenti qualcosa di grande. Mi aspetto da voi miracoli d'amore, diceva con enfasi. Passa subito all'azione, partendo dai bambini. È lui stesso a seguire la preparazione dei ragazzi alla prima comunione, introducendo così il catechismo. Poi, per aiutare i ragazzi a crescere una passione positiva, decide di fondare una banda e con molta fatica riesce a trovare strumenti e divise per tutti. La povertà era la sua preoccupazione più grande, non tanto quella personale, quanto quella di tante famiglie a lui vicine. Gli operai lavoravano in un ambiente difficile e spesso si ammalavano, lasciando le famiglie in difficoltà. Don Tadini decide allora di fondare a Botticino la società di mutuo soccorso. In pratica, essa era una specie di assicurazione in grado di aiutare i poveri in difficoltà. Ma le preoccupazioni non erano ancora finite. Botticino vedeva molto spesso la gioventù allontanarsi dal paese, in cerca di lavoro. Ad Arcangelo, quindi, venne una straordinaria idea: costruire una nuova filanda in paese dove far lavorare i giovani ragazzi. Coltivò l'idea e passò all'attuazione. Fece da capoprogetto e in poco tempo sorse la filanda. Vi entrarono a lavorare tutte le ragazze del paese e ne richiamò altre dai paesi vicini. Bisognava collocare questi giovani in un pensionato, in un alloggio, per non costringerle al viaggio di sera e di mattina presto. Nasceva così il convitto operaio. Il Tadini pensò che in convitto, quanto in filanda, fossero necessarie delle suore.
Quando gli venne la proposta da un padre gesuita, Maffeo Franzini, di fondare una congregazione di suore operaie, egli colse al volo l'idea meravigliosa. E nacque così la nuova congregazione. Essa fu, ed è tuttora, la più grande opera del santo bresciano Botticino, perché il nome del paese è ricordato ovunque si trovano le suore operaie che guarderanno sempre a Botticino come alla culla della loro congregazione. Ma le iniziative del Tadini non finirono. Per i 25 anni della propria permanenza a Botticino, decise di festeggiare con una cena per tutti i poveri del paese, segno della sua continua preoccupazione per gli ultimi, i poveri, coloro che vivono in difficoltà. Fu chiamato dal Signore il 20 maggio del 1912. Se ne andava l'uomo, ragazzi, ma non i suoi insegnamenti. Tanto che dopo la sua morte, le suore operaie e la gente di Botticino avevano capito che poteva essere un grande esempio per tanti preti e per questo iniziarono a raccogliere diversi fatti e testimonianze della sua vita per diffondere il suo importante messaggio. Così Papa Giovanni Paolo II decise di renderlo beato nel 1999 e nel 2009 Papa Benedetto XVI lo ha fatto santo. Ecco perché questa chiesa è così importante. Custodisce il corpo di un santo. E sapete una cosa? Lui è il patrono dei sacerdoti e della famiglia. Si è fatto tardi, devo andare. Spero di essere stato un buon cicerone. Non male questo Sant'Arcangelo.